il commercio è in una fase esponenzialmente negativa, quindi bisogna darsi da fare in questo senso. Io comprendo il malcontento, comprendo e, come dire, solidarizzo con il malcontento, mi rendo anche disponibile ad eventuali iniziative che possano risolvere questo annoso problema. Si parla di una perdita del 20% per almeno qualche commerciante, dice. Ma guardi, io non sono abituato a dare i numeri se non conosco evidentemente la fonte e se non conosco evidentemente la veridicità dei numeri. Sicuramente le quote di mercato già ridotte subiscono evidentemente dei tagli, e questo a danno di un commercio che è sempre più passato, un commercio che sempre più deve sopportare l'invasione cinese, un commercio che sempre più deve sopportare invasione, soprattutto lo storico, il tradizionale salernitano, l'invasione oramai di commercio foraneo che viene qui, sicuramente molti in termini regolari, ma molti altri, continuo a dirlo, probabilmente con una propensione al riciclaggio, con una propensione a non mercato regolare. Le forze dell'ordine fanno quello che possono, ma chi dovrebbe intervenire? Ma io non credo che ci sia altro che possa intervenire su questa fenomenologia. Ripeto, oggi c'è la propensione ancora ad osservare uno scontrino di un euro non emesso, probabilmente bisognerebbe capire quando si mettono troppi scontrini fiscali al giorno. Il problema dell'ambulantato abusivo, l'ambulante non è un abusivo perché nel momento nel quale è iscritto come ambulante alla Camera di Commercio non è un abusivo. Evidentemente abbiamo ingressi che arrivano sul nostro territorio e che non hanno nessuna altra fonte se non quella di stare al servizio della camorra o di organizzazioni malavitose che forniscono loro merce, che sono costretti per vivere ad esitare. Poi c'è un altro aspetto che abbiamo osservato, per la verità, per il passato, che è questo commercio abusivo possa servire per commerciare altro, e questo ovviamente è lasciato all'attenzione delle forze dell'ordine. Non c'è altra soluzione possibile se non osservarli attentamente per capire se vendono il CD fasullo o piuttosto utilizzano quel veicolo per vendere altro. Impresa e ricerca insieme amministrazioni per promuovere la vera ricchezza di questo territorio. Sì, noi come Confindustria Salerno negli ultimi anni abbiamo sempre lavorato insieme anche alle altre territoriali della regione Campania per cercare di promuovere e comunicare all'esterno quali sono i nostri valori. Dovete sapere che nel nostro territorio salernitano abbiamo due cluster importanti: uno è quello dell'agro salernese nocerino con il polo conserviero e l'altro è quello della Piana del Sele con il mondo dell'ortofrutta. Non ci dobbiamo dimenticare neanche del polo del turismo. Dovete sapere che la regione Campania in questo è un'eccellenza con i nostri 387 prodotti tipici agroalimentari. Siamo i primi nel sud Italia, i secondi dopo la Toscana. E quindi non me ne voglio gli amici di Parma, di Emiliano, ma la vera food value è qua sul nostro territorio. Strade ancora ferme, si parla di turismo nel Cilento, i problemi anche dell'economia dell'ente con il rischio per gli stipendi dei lavoratori, insomma una brutta gatta da pelare. E con tutti i problemi che lei ha giustamente elencato, noi troviamo anche, come dire, il tempo per cercare di rilanciare questo territorio che sicuramente è martoriato da anni e anni di incuria, insomma, perché altrimenti non si spiegherebbe il dissesto idrogeologico, le innumerevoli frane che purtroppo hanno martorizzato il Cilento. Insomma, stiamo cercando di fare quello che è possibile. Certamente non siamo gli uomini della provvidenza e non siamo neanche uomini che possono fare miracoli, insomma, anzi. Però insomma, le dico che proprio ieri in una riunione nel Parco del Cilento, alla presenza di tanti sindaci del Cilento, alla presenza del presidente del Parco del Cilento, io ho detto con forza che certamente tra i tantissimi problemi che la provincia di Salerno deve rincorrere e risolvere quotidianamente troviamo anche il tempo per risolvere qualche problema sulla viabilità. I 40 milioni che la regione Campania, dopo tante insistenze, finalmente ci ha decretato, noi li stiamo spendendo in opere pubbliche, soprattutto sulle strade. Un elenco di strade che era stato approvato nel 2013 e che adesso stiamo facendo le gare per velocizzare tutti questi lavori. Certamente non risolviamo tutti i problemi, sia chiaro. C'è ancora un altro impegno che ho preso sia con l'Invimit, cioè il fondo del tesoro, del Ministero del Tesoro, con il quale stiamo chiudendo un protocollo d'intesa
per quantizzare il patrimonio urbanistico, il patrimonio immobiliare delle province di Isère, fare cassa e questi soldi spenderli per le scuole. Per la Cilentana, che è un po' l'emblema di questa viabilità che non funziona? Per la Cilentana il decreto da 7 milioni e mezzo è stato anche firmato dal dottore Giulivo, che è il direttore e il provveditore dei lavori pubblici della Regione Campania ed è anche il RUP del grande progetto Sano, è stato sottoscritto, firmato. Adesso non ci resta che bandire la gara di appalto. La ricerca diventa operativa, possiamo dire, l'università al studio con amministrazioni, enti, insomma si fa sistema per sviluppare al meglio il meglio del territorio. Sì, noi questa iniziativa piace per due ragioni. La prima è perché ovviamente per noi rappresenta un'opportunità. Noi saremo presenti in accordo con la conferenza dei rettori dell'università italiana, degli spazi che sono stati assegnati alle università nella esposizione universale. E quindi ovviamente un modo per mostrare i sacrifici, gli sforzi che abbiamo compiuto in questi anni come università e attraverso delle ricerche, la formazione di qualità dei nostri centri di ricerca interdipartimentali e dei nostri spin-off accademici, le start-up nate in ambito accademico nei settori rilevanti per noi, quale l'agroalimentare, la salute, l'alimentazione. E questo è un pezzo del ragionamento. L'altro è il desiderio di voler, anche attraverso questa manifestazione, voler essere presenti in maniera attiva sul territorio. Una manifestazione che è pensata non solo nel campus di Fisciano, ma nei quattro giorni nei punti centrali, focali dello sviluppo del nostro territorio. Quindi un desiderio di essere al centro del dibattito del territorio, di svolgere una funzione di hub e di raccordo rispetto alle forze attive presenti nell'economia di questo territorio. Quindi nella convinzione che l'università ha solo doveri nei confronti del territorio, deve adimperli svolgendo questa funzione importante di propulsione, con un orizzonte temporale che non può essere limitata alla mera o alla sola partecipazione, che pure è importante nell'ambito dell'esposizione universale, ma deve essere una prospettiva che deve andare oltre l'Expo, di qui il senso della manifestazione che oggi andiamo a presentare.